Buon pomeriggio a tutti, siamo di nuovo qui ad aspettare un incontro con un nostro grande ex calciatore. Questa sera tocca a Leonardo Talamonti, indimenticato difensore dell'Atalanta dagli anni dal 2006 al 2011, che si collegherà con noi direttamente dall'Argentina, intanto che aspettiamo che Leonardo si colleghi con noi, snoccioliamo qualche dato, vai. Allora, Leonardo ha giocato con l'Atalanta 85 partite, facendo un gol proprio contro la sua ex Lazio. Purtroppo però ha subito dei gravi infortuni, uno tra i quali la rottura dei legamenti, che l'hanno tenuto lontano dai campi di gioco per molto tempo. Se no, altrimenti avrebbe fatto molto, molto di più con noi. È sempre rimasto legato all'Atalanta, col cuore a Bergamo soprattutto. E ora aspettiamo che si colleghi con noi. Ditemi se va tutto bene con l'audio, se ci sono problemi. Ricevete tutto bene, tutti bene? Vediamo Leonardo se arriva. Mi dice, mi ha scritto che c'è, aspettiamo adesso che ci chieda la possibilità di collegarsi. Ok, l'audio è perfetto, vediamo quando Leo, che ci ha appena messaggiato che c'è. Vediamo. Aspettiamo un secondo, dicevamo nel frattempo che Leonardo è sempre rimasto legato ai nostri colori anche dopo che ci ha lasciati, che poi ha lasciato il calcio, è tornato nella sua Argentina, ma qui da noi ci sono moltissime, qua audio basso, alzo un po' la voce, ci sono moltissime persone che sono ancora in contatto con lui perché appunto ha lasciato tante tante amicizie qua a Bergamo, ma noi non vediamo l'ora che ritorni con noi. Aspettiamo Leo che si colleghi. Leo, se ci senti, devi mandarmi la. Eccolo qua. Leo Talamonti. Vediamo. Leo Talamonti ci sta vedendo, ma non ci fa la richiesta. Leo, devi mandarmi la richiesta che ti aggancio. Ecco, anche Marco Nappi. Ciao Marco. Buon pomeriggio. Abbiamo problemi ad agganciare Leo. Leo, dovresti mandarmi la richiesta di partecipare che ti aggancio. A meno che Otismi da qualche altra dritta per. Eccolo qua. Perfetto. Qui in attesa di collegamento. Eccolo! Ci siamo? Ci siamo? Ci siamo, Leo! Ci siamo! Come Che state? tal? Come Che tal state? lì in Alvarez? Tutto bene? Tutto bene, tutto Tutto bene. bene, tutto bene. Tutto bene, A casa, ottimo. a casa. A casa, anche voi siete in un periodo di lockdown importante? Sì, Sì, in Santa in Fe Santa è Fe comunque siamo dentro tutti comunque e siamo dentro tutti. tutti. Ho capito. Tanti nostri amici bergamaschi ci chiedono cosa fai, cosa stai facendo adesso dopo il calcio. Guarda, Guarda, sono lontanissimo dal sono calcio. lontanissimo dal calcio. Ho una Hai ferramenta una ferramenta da è anni. aperta È aperta in questi giorni la ferramenta o l'hai ancora chiusa?
No, no, siamo No, stati no, sempre siamo stati aperti mezza sempre a giornata. perdi mezza giornata. Ho capito. Niente, E faccio niente, faccio tutto il lavoro tutto il che si fa lavoro una. che si fa una. Aspetta Aspetta che mi tolgo questi. che mi tolgo questi. Ascolta. Ok, forse è meglio senza auricolari. Ascolta. Sì, si sente abbastanza Sì, male. si sente abbastanza male. Eccomi, tu mi sentivi? Perfetto, noi ti Eccomi, tu mi sentiamo sentivi? bene. Va bene, Va dai. bene, Fino a fino a lavorare, diciamo così, no? lavorare, diciamo così, no? Nel mio paesino, Mio questo qui, paesino, questo qui, Unión de Álvarez. Sì. Unión de Álvarez. Alleno i ragazzi Alleno i de ragazzi dei anni. danni. No, lo faccio per No, lo collaborare. faccio per collaborare. Ti sentiamo un po' a singhiozzo, Sì, Leo. anch'io, Sì, anch'io. Anch'io, anch'io. Vuoi che Vuoi che proviamo a. proviamo a. Mi senti bene adesso? Non ti sento. Non ti sento. Non mi senti. Malissimo. Malissimo. Mettiamo ancora gli auricolari, Mettiamo dai. ancora gli auricolari, dai. Ecco, così ti sento. Eccomi, dai. Allora ti Eccomi, dai. dicevo, Allora ti dicevo, alleno i ragazzi alleno nella scuola del mio paese, ma il nella scuola del mio paesino. paese, ma il paesino? 13 anni hanno, c'è 13 pure anni mio hanno, figlio, c'è più pure mio grande, figlio, più Alessio. grande, Alessio. Alessio. E quindi do una E mano lì. quindi do una mano lì, Però il mio lavoro è la però il ferramenta. mio lavoro è la ferramenta. Il tuo lavoro alla ferramenta. Ecco. Innanzitutto ti devo portare i saluti di tutti gli amici che hai a Bergamo, da Gino, Beppuccio, Bruno, tutta la compagnia che si ricorda sempre, mi ha incaricato di portarti direttamente i saluti, ma non solo da loro, perché sai che qui mi chiedono di provare a mettere gli auricolari, provo a mettere gli auricolari anch'io, a vedere se ci sentiamo meglio. E ti dicevo che comunque hai lasciato a Bergamo un grandissimo ricordo e quindi tantissimi amici che mi hanno scritto e mi hanno chiesto di salutarti. Ecco, proviamo a mettere anche gli auricolari. Vediamo. Ci sei? Io adesso non ti sento. Adesso sì ti sento, dai. Ok, perfetto, perfetto. Niente, parlavamo degli amici che hai lasciato a Bergamo, che ti vogliono salutare e mi chiedono quando, sperando che finisca la svelta questa Sì, pandemia, è vero. quando torni a trovarci. Ah, bene, dai. Vi dico un segreto. Avevo biglietto per luglio, ma comunque con questa pandemia qui ho dovuto cambiare. Volevo fare un giro con la famiglia a Bergamo, un po' l'Italia, 15 giorni, dopo a trovare amici, c'è pure collegati lì gli amici Tisone a Malaga, ma Ah sì. volevo fare una sorpresa, quindi niente, dobbiamo lasciare tutto per l'anno prossimo. La facciamo più avanti la Sì, sorpresa. è vero, adesso non si può, quindi dobbiamo aspettare. Tanti amici, ho lasciato veramente tanti amici. Mi mancate tanto, veramente, mi manca tanto Bergamo, la vita di Bergamo, però va bene, il mio futuro è qui, nel mio paesino, con la famiglia. Ho detto sempre, dai, di tornare a vivere qui, quindi vabbè, dai, è un po' difficile per come si vive in Argentina, diciamo così. Ma comunque la mia Certo. vita è qui, no? È qui. Ma qual è il segreto che ha fatto in modo che tu ti legassi così tanto alla gente di Bergamo? Perché c'è stato un affetto reciproco molto molto importante che si è visto con pochi giocatori tra quelli passati di Bergamo, da Bergamo. Oltretutto hai fatto con l'Atalanta 5 stagioni, pressa poco, hai avuto degli infortuni anche abbastanza gravi, ma la gente che è stata sempre vicinissima, Sì. dov'è scoppiato questo amore? Perché? Lo avete fatto voi. Voi siete così. Io lo dico sempre con i miei amici, la mia famiglia.
con gli amici che avete nominato prima. Io sarò sempre in debito con voi, con tutti voi, con la società, con i tifosi tarantini e con tutto il popolo bergamasco, perché mi avete fatto sentire a casa mia dal primo momento. Io sono arrivato e non mi conosceva nessuno. Ho fatto due o tre partite prima il girone d'andata. Dopo mi ha fatto vedere in campo, ma comunque il rispetto è stato sempre da parte vostra, anche mia, io sono così, no? Però l'avete fatto tutto voi. Voi siete così, un popolo diverso, Sei eccezionale. abbastanza, sei un po' umile perché sai che la gente di Bergamo dà il cuore a chi dà il cuore, ma lo nega a chi lo nega. E quindi non è stato tutto solo merito nostro, è stato merito innanzitutto tuo di esserti posto nella giusta maniera. Ecco, adesso vediamo Bruno, salutiamo Bruno che si è Sì, collegato con ho me in visto. questo Ciao Bruno, momento. è grande. È grande Bruno, Bruno è un fenomeno. È un grande Beh, Bruno, un grande. sì. Sì, Veramente, sì. certamente. Niente, dai, come ti dicevo Facciamo. prima, io sono così, sono stato sempre così, e in ogni posto dove sono andato, ma la gente così non l'ho trovato per nessuna parte, diciamo così, dai. Voi siete diversi, siamo simili, dai, siamo simili. In altra parte sono diversi. Certo, facciamo un po' di. Ritorniamo un po' indietro nella tua storia tarantina e poi magari parliamo anche un po' di presente e eventualmente di futuro. A Bergamo hai segnato un gol Un solo gol, contro sì. la tua ex squadra la Lazio, hai Sì. avuto È un infortunio contro la tua ex squadra la Lazio, vero. quando sei arrivato in Italia hai avuto qualche problema con la Lazio. Sì. Bergamo e la Lazio sono due punti magari in antitesi nella tua storia calcistica. Sì, è vero, è vero. Io sono arrivato alla Lazio l'ultimo giorno del mercato. Non mi conosceva nessuno, come ho detto prima, no? Anche l'Atalanta. Ho fatto 15 partite. All'inizio ho fatto molto bene, ho fatto gol pure all'Inter. Però, senti, la tifoseria si è comportata molto bene con me anche. Io sono così, io avevo un bel rapporto con loro. Dopo, per problemi dirigenziali, capito? Io non ho giocato gli ultimi 3 mesi. L'ultima partita l'ho fatto con l'Atalanta, un 23 febbraio, non mi dimenticherò mai. E dopo non ho più giocato, che abbiamo vinto 2-1 all'Olimpico. E la prima partita, senti, che sono andato in panchina, è stato con l'Atalanta, prima quando sono arrivato. Pensa a te, Atalanta-Lazio. Allora, io ho parlato col presidente, con Lotito, prima di andare via, lui mi ha detto che il problema mio non era calcistico, che era i miei procuratori, che il mio cartellino era di una persona, non era di nessuna squadra, un casino, dai, diciamo così, un po' così. Ma infatti era una domanda che ti volevo fare. Tu sei uno di quei calciatori che hanno avuto l'esperienza, la brutta esperienza, comunque non positiva, di essere stato di proprietà di una persona o di un procuratore, non di una società, Sì. come è successo ad esempio ad Este Garribia, se non erro, che è passato anche lui qua da Sì. Bruttissima. Bergamo. È un'esperienza che non consiglieresti a nessuno. Bruttissima, bruttissima perché io avevo sempre indietro, capito quello? Io volevo dimostrare per me, per la mia famiglia, anche per la mia tranquillità, e giocare in una squadra così mi prendeva, come ha preso la Lazio, che l'Atalanta, scusa, io sarò sempre, vabbè, dai, ringrazio sempre quello. Loro hanno il suo affare, capito? Fanno i suoi affari, quindi non interessa niente il calciatore, lui ti porta dove vogliono. Qui in Argentina si poteva fare quello, a me mi ha preso due o tre procuratori, non so com'era, e dopo mi hanno fatto passare per una squadra piccola dell'Uruguay, però queste cose qua non ci sono più, quindi sto tranquillo per quello. Non lo Meno soffrirà mai male. nessuno questo. Meno Quindi male. Fino a che non ho firmato un contratto da 5 anni con l'Atalanta, non mi ho tolto addosso questa gente qui, no? Loro volevano solo affari. E quella volta lì mi ha detto Lotito, se io riesco a
a togliermi di mezzo a questa gente qua, lui mi faceva 4 anni di contratto, prima di andare via, che non ho giocato gli ultimi 4 mesi, con Papadopoulou, l'allenatore del Papadopoulou mi voleva far giocare, ma Martino, che era in quel momento lì il direttore sportivo, c'era Lotito, hanno deciso di non farmi giocare. Quando mancava Couto o Siviglia, che erano quei due che giocavano al mio posto, giocava Gianni Chieda in centrale, che lui è centrocampista, capito? Faceva giocare gli altri. Sì. E io non ho mai giocato, ho sempre stato in banchina, sempre. E quelle partite lì, le partite che ho giocato le ho fatto abbastanza bene. Quindi sono tornato a casa e Lotito mi aveva detto quello. Dopo Lotito non mi ha più chiamato. A me è venuto River Plate a offrirmi un contratto. Ho detto di sì. Dopo che ho Beh, non firmato era con una River, squadretta. no, no, lo so, no, Non va era una bene. Lui, squadretta. River faceva 2 anni di contratto e se no c'era nessun affare o non mi prendeva nessuna parte, 2 anni ancora in più, 4 anni. Ho detto di sì. E Lotito mi ha chiamato il giorno dopo, alle 5 del mattino in Argentina, sarebbe, non so se era le 10 del pomeriggio, del mattino in Italia. Ma cosa ha fatto? Io ti volevo portare. Io, va bene, presidente, io ho aspettato un mese e mezzo, non mi ha più chiamato, io ho firmato, capito? E Certo. dopo niente, ho fatto i primi 6 mesi a River bene, dopo il secondo sei, il giro del ritorno, non ho fatto tanto bene, c'era Passarella, allenatore. E dopo niente, ho deciso di andare via in prestito all'Atalanta, capito? All'Atalanta. E niente, dopo mi ho trovato qualche volta Lotito, lui ha fatto finta di non conoscermi allo stadio. C'era il suo autista Luca, bravissimo Luca. Luca mi ha portato a casa sua a mangiare con la mia moglie, la mia ragazza, quell'epoca lì. E lui sì, lui è venuto da me a trovarmi, a salutarmi. Anche il magazziniere, il massaggiatore, Doriano, c'era pure Luca, un altro il magazziniere. Ma lui ha fatto finta di non conoscermi. Io sono andato a salutare e lui ha fatto finta di non conoscermi, capito? E quindi Sì, niente, dai, lascia stare. Dopo, quando ho fatto vabbè. gol contro la Lazio, io non ho insultato per rispetto alla tifoseria che si è comportato molto bene con me, eppure per rispetto a tutto lo staff che anche si è comportato, no, per lui, eh. Lui Certo. sappiamo tutti com'è lui, no? Infatti, chiudiamo questo discorso perché altrimenti ci possono anche censurare. Lo Ritornando so. comunque al tuo gol, è stato un grandissimo gol perché l'ho appena rivisto. Eri avanti dalla porta quando Cigarini ti ha messo il cross e l'hai girata, non l'hai soltanto deviata, l'hai proprio girata verso la porta perché tu eri più avanti della porta. Sì, È stato è stato veramente bello, un è bel stato gesto veramente un gran tecnico, bel gol. bel gesto tecnico, sì, veramente è Esatto. stato bello. Dopo mi è venuto voglia di insultare, ma niente, dai, è finita così. Purtroppo non ho fatto più gol all'Atalanta, però vabbè, mi avrebbe piaciuto fare Beh, un gol sotto la curva, l'Atalanta, curva nord, però vabbè. il tuo mestiere era quello di non farli fare i gol. Sì, E è bello. a proposito di Atalanta, tu hai fatto comunque 5 stagioni, quindi un periodo abbastanza lungo. Hai incontrato due, tre allenatori principalmente, Del Neri, poi hai avuto Colantuono. Colantuono e hai avuto quel periodo, quel dell'anno della retrocessione dove ne sono Retrocessione, sì. cambiati tre. Dove ne sono cambiati tre. Ho due domande a proposito degli allenatori. Sì. Credo che te l'abbiano già fatta. Con quale allenatore ti sei trovato meglio? Con Gigi Del Neri, Con Gigi Del Neri, con quello perché che curava molto. ho più imparato con lui. Lui era semplice, il suo lavoro della fase difensiva era un lavoro semplice, ma allora, però dovevo essere concentrato sempre al 100%. Comunque, quel lavoro lì, quel sistema lì difensivo lo faccio ancora io ai miei ragazzi, capito? Giocare in linea Certo. alto e concentrati, bene chiuso qui dietro. Quindi con Gigi ho imparato di più, mi sono trovato molto bene con lui. All'inizio ho fatto fatica per il suo carattere, però comunque dopo. Magari anche perché si faceva fatica a capire cosa diceva, perché non aveva una parlata abbastanza Però, chiara, no? no, lui era sempre, io dico, sempre arrabbiato lui, non so perché, ma Sì. comunque dopo che l'ho conosciuto, niente, bravissimo allenatore, bravissima persona, pure il suo staff, Francesco,
come si chiama Conti, c'è Vaccariello, Franci Vaccariello, Prof. De Bellis, io sono in collegamento con tutti, con tutti. Oh, grandioso. E invece l'altra domanda era, tu hai avuto anche Antonio Conte che dopo Bergamo ha fatto una carriera strepitosa. Secondo te a Bergamo ha imparato dai suoi errori, se ne ha commessi o Bergamo è stato il trampolino di lancio per lui? Secondo me lui ha imparato dagli errori, perché allora lui ha fatto molto bene a Bari, capito? Dopo è venuto da noi e noi non abbiamo fatto tanto bene. Forse non aveva i giocatori adeguati alla sua tattica, capito? Non lo so. Ma lui dopo ha fatto molto bene, dopo la tanta. Io lo sapevo questo qua, perché lui, secondo me, la sua tattica è come si dice, inoffensiva. Era bravissimo lui, capito? Però non si è trovato bene dall'inizio, penso che è stato quello. Perché io sapevo che lui avrebbe fatto bene qualsiasi squadra, capito? Perché lui aveva un bel, diciamo, allora, la tattica offensiva sua era brava, era buona, molto buona, capito? Quindi io sapevo che lui facesse così bene. Ma comunque non so, non si è trovato bene, non ha trovato magari i giocatori Ma adeguati per la sua tattica, capito? fatto che la parte finale della sua esperienza a Bergamo, le ultime settimane, teneva in panchina i tre giocatori che per Bergamo erano i più rappresentativi, Sì, erano vero. Cristiano, ovviamente, che era stato il capitano, tu che avevi una lunga storia a Bergamo, e Adriano Ferreira Pinto, che anche lui, se non erro, veniva da un infortunio, però si era recuperato. E ricordo l'ultima partita, dell'esperienza di Conte, che perdiamo in casa 2-0, e voi eravate tutti e tre in panchina e tutto lo stadio vi chiamava, vi voleva in campo. È stata una giornata non molto bella per la storia di Bergamo. No, 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 perché Tu pensi per che lo lui anche. facesse? Ma Lo facesse comunque, apposta a un certo punto a tenervi fuori non lo so, non lo contro so. la curva. Io credo di no. Io credo sempre le cose buone. Allora, aspetto sempre le cose buone della gente. Se noi eravamo in banchina, per me non eravamo i giocatori adatti per la sua tattica. Che ne so. Lui giocava sempre con due punte, Cristiano giocava sempre dietro la punta, magari non piaceva come giocavo io, lui forse voleva che Adriano Ferreira Pinto facesse un altro lavoro, che ne so. Io non penso male da nessuno. La curva si è fatto sentire, a me, allora, era imbarazzante perché a me piaceva quello che, quando la curva urlava il mio nome così, no? Però io guardavo lui e lui stava un po' male, quindi. E niente, dai. No, noi volevamo giocare, ma lui non lo vedeva così. Certo. Tu a Bergamo hai avuto modo di avere a che fare con gli ultimi due presidenti, due bergamaschi doc importanti, Ivan Ruggeri, e hai avuto modo anche di fare una stagione con Antonio Con Percassi. Antonio, sì. Ci racconti un po' com'erano nei confronti dei giocatori questi due presidenti? Bravissimo tutti e due, bravissimo tutti e due, perché Ivan con noi, con me, è stato sempre sincero dal primo momento che sono arrivato. Dopo c'è stato Antonio, c'è ancora, no? E anche lui. Io ho giocato però il giorno quando eravamo in Serie B, che siamo saliti in A, io non ho giocato molto, capito? Ero un po' triste, io stavo un po' triste, non ho avuto quel rapporto che ho avuto con Ivan Ruggeri, no? Però io quando ho deciso di andare via, sono venuto a parlare dell'Argentina con lui, con il direttore sportivo, c'era Lele Samagna, c'è ancora, c'era Marino pure, e loro mi hanno ricevuto molto bene, io gli ho detto guarda, io voglio andare via, non voglio rimanere, e loro mi dicevano hai ancora un anno di contratto, ce l'hai ancora, quindi io guarda, io voglio tornare a casa, voglio tornare al mio paesino, voglio tornare in Argentina, la squadra che sono tifoso io,
non ce la facevo più. Io ho giocato poco, ho avuto degli infortuni, non ho avuto. Dai, lasciamo così, no? Però volevo tornare via. Loro mi hanno detto di andare via, mi hanno lasciato andare via senza pagare niente. Mi hanno liberato il cartellino, diciamo così, no? E loro si sono comportati molto bene, molto, molto bene. Ma sicuramente ti hanno restituito quello che tu hai dato, perché giustamente ci facevano notare che quando tua moglie partoriva tuo figlio in Argentina, tu eri a Bergamo ad allenarti per recuperare Ti ricordi? dall'infortunio. Quindi questa è la dimostrazione È stato così, guarda, io sono arrivato, io ho fatto un anno in prestito, dopo sono tornato a River. L'Atalanta voleva prendermi, ma c'erano dei problemi, capito? E avevo iniziato il ritiro, credo che la Robetta, io non ero ancora arrivato, e io non sono andato ad allenare con il River, perché io non volevo andare a River, io volevo andare all'Atalanta. Il mio futuro era l'Atalanta, io pensavo così. Quindi sono arrivato 13-14 giorni dopo l'inizio, che c'era Gigi Del Neri, allenatore nuovo, e dopo 5 giorni è nato mio figlio a Ferragosto. Il presidente, Ivan, mi ha chiesto se volevo andare via. E io le ho detto, presidente, guarda, mio figlio è già nato questa mattina. Se io torno in Argentina, 2 o 3 giorni e rientro dopo una settimana e io non inizierò mai a giocare. Quindi io sono già arrivato tardi. Se faccio questo, inizierò a giocare la quarta giornata. Quindi ho detto: no, guarda, io rimango qui, aspetto che venga mio figlio con mia moglie. Quindi ho conosciuto mio figlio dopo 24 giorni, che è arrivato a Milano, a Malpensa. Lui ha detto: lui quello lì, niente, dai. È stato un gesto bello per lui. Niente, io ho deciso di mettermi bene per iniziare a giocare il campionato. Dopo 2 giornate, mi sono fatto male con la Lazio. Abbiamo fatto Fiorentina-Parma. Dopo Lazio mi sono fatto male il ginocchio. Nell'esperienza che hai fatto a Bergamo, con quali tuoi compagni di squadra hai avuto, ti sei legato di più? Cristiano, continuo ancora a parlare sempre con lui, sempre. E lui è venuto a trovarmi qui in Argentina, è venuto a mangiare l'assado a casa della mia nonna. Con Giampaolo Bellini, che non ho più parlato, ma lui è stato molto bravo con me, con Adriano Ferreira Pinto, con quelli che siamo rimasti insieme 4-5 anni, con quello sono più legato. E dopo con Leo Pettinari, che lui. Abbiamo stato un anno solo insieme ad Atalanta. Continuo ad avere un bel rapporto con lui, bellissimo rapporto. L'altro giorno siamo. È Sì, stato nostro ho visto. ospite. Avevo problemi di collegamento, ma ho visto un pezzo di intervista. Dopo Bene. tutti, dai, ho trovato uno dei miei migliori amici, che è stato Pellegrino, che è un argentino anche, però io non lo conoscevo, quindi. Adesso siamo come fratelli, capito? Come fratelli. Dopo c'è tutti, dai. Con tutti ho avuto un bel. Non ho avuto mai un problema con nessuno, neanche con gli allenatori, capito? Io sono semplice. Se c'era qualche problema, io andavo dall'altra parte, non volevo mettermi. Io sono così nella mia vita, sono così. Quindi, niente. Allora, non mi ricordo la parola che mi ha detto il giorno che sono andato via, Giampaolo Bellini. Però se mi ricordo te la dico prima di finire l'intervista. Però una parola bella mi ha detto e se no sono andato via. Ecco, secondo te, tra i giocatori con cui hai giocato, i tuoi compagni di squadra, c'è qualcuno che poteva fare una carriera più gloriosa di quella che ha fatto? Qualcuno che poteva sfondare e diventare un top? Me Ferreira Pinto. Adriano, secondo me, per me, bravissimo calciatore, bravissimo. Ha fatto una bellissima carriera, ma io pensavo che lui, dopo 2 anni di giocare insieme all'Atalanta, poteva fare carriera in un'altra parte. Io, per come giocava, la sua maniera di correre il campo, il gioco, per tutto quello che L'infortunio faceva. secondo te
l'infortunio l'ha bloccato, perché poi ha avuto problemi anche lui a rientrare, non è rientrato velocemente. Sì, lo so, lui, gli infortuni sono così, vengono i momenti forse più importanti e niente, dopo è lottare continuamente con questo, capito? Sempre, ma quando è un infortunio così brutto, no? Le ginocchia. Certo. Volevo una curiosità che Sì. da sempre che ho. Partita Sampdoria-Atalanta. Mi ricordo che l'arbitro ti fischiò un rigore Ah, contro me lo per un ricordo, fallo di sì. mano e tu alzasti la maglia e si vedeva anche in televisione, si vedeva il segno del pallone che ti aveva colpito in Sulla pancia, pancia e glielo, sì. Sì. tu glielo mostrasti all'arbitro, ma quello ha dato rigore comunque. Che cosa ti ha detto in quel momento quando gli hai fatto vedere che e si vedeva che la palla ti aveva colpito sulla pancia? Era chiaro, rosso il segno. Niente, mi ha ammonito, capito? Mi ha ammonito pure. Per togliermi la maglia, e dopo non ho giocato contro il Cagliari in trasferta, capito? Incredibile, perché ero diffidato. Incredibile, dai. Ma comunque avevo Sì, fatto era vedere un. perché io avevo le mani dietro, poi si vedeva pure in televisione, avevo le mani dietro, mi ha colpito pure in pancia, ma abbiamo perso quella partita lì che abbiamo fatto una grandissima partita. 2-1 abbiamo perso, 2-1, Sì, al infatti 90esimo. E vabbè, dai, sono mi ricordo, cose che. si vedeva bene anche in televisione il segno quando hai alzato la maglia, perché dalla televisione si era capito, non era chiaro Sì. se l'avessi preso con la mano o meno, ma poi quando hai alzato la maglia il segno era evidentissimo, si Sì, vedeva proprio il segno in mezzo alla rosso. pancia, sì, mi ricordo, sì. E Era vabbè, dai, incredibile, però è incredibile. veramente incredibile, sì, è vero. È bello. Ascoltami, gli Di. argentini a Bergamo hanno sempre fatto molto bene, si sono trovati sempre molto bene, sono passati ultimamente anche dei calciatori molto importanti come Maxi Morales, come Denis negli ultimi anni e adesso c'è il Papu E Palomino. e Palomino. Esatto, ti volevo chiedere, visto che mi risulta che tu l'Atalanta la stai comunque continuando a seguire, Sempre. secondo te in Argentina c'è un ragazzo che potrebbe sostituire nell'Atalanta il Papu, il più tardi possibile, ovviamente, guarda, da consigliare ci all'Ele Zammaia sono. di portarlo. Non ho più parlato con Lele, bravissima persona. Sì, ci sono, no, 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 direi tanti. Ci sono tanti che potrebbero giocare all'Atalanta, ma non è facile adattarsi, non è facile. De chi meno ti aspetti, forse magari fa bene, capito? È così. Però ci sono dei giovani forti. Io quando ero a Rosario Central dopo l'Atalanta, io vedevo. Sarebbe in allievi, è primavera, c'era Cervi, Lo Celso, e dico, questi ragazzi qui sono bravi, sono forti. Hanno fatto un anno a Rosario, uno è a Tottenham, l'altro è a Benfica, sono trequartista, fortissimi, dai, mezza Cervi punta. se ne è parlato anche qui a Bergamo, c'è la gente che l'avrebbe voluto vedere qui a Bergamo. Invece, un difensore come Palomino meriterebbe la nazionale? Secondo me dovrebbe avere la possibilità di fare qualche partita, perché per me è stato, forse sono un po' esagerato, no? Però io quando c'era Maradona in nazionale, lui ha portato 50 calciatori, ha provato in nazionale, 50. Io ho stato il miglior momento dell'Atalanta e non ha mai chiamato, capito? Sono andati alla nazionale tantissimi che dicono: ma a me, guarda, non è che non facevano bene, a me non mi ha portato neppure a allenarmi, capito? Aspetto che portino la Palomino a giocare qualche partita amichevole, perché per me se lo merita, lui, si lo merita. Bisognerebbe dirlo a Scaloni, che è Ma no, passato anche lui da io no. Bergamo, ho Eh sì, avuto è modo vero. anche di intervistarlo. Fagli Ma io comunque ricordargli che Palomino. sono lontano dal calcio, no? Non parlo più con nessuno, quindi io sono un semplice ragazzo che parlo con te adesso, non mi ascolta nessuno. Non è vero che non ti ascolta nessuno, perché
Quando Sigo ti ha contattato e abbiamo avuto la certezza di avere la possibilità di parlare con te, tantissima gente si è fatta viva per chiederti, per sapere quando era il giorno che ti avremmo ascoltato. Guarda, Davvero. veramente, veramente. E tanti ci chiedono come stai, se ti appassiona ancora la musica metal, per Sempre, esempio. sempre. Ho dei tatuaggi dei gruppi di metal, tutti di qua, di là, in un'altra parte. Sono appassionato del metal. Invece per quanto riguarda la letteratura, so che uno dei tuoi autori preferiti è Katzenbach. Kassenbach, ce l'ho qua un libro, non so se. Sì, ho letto già 6-7 libri. Adesso no, non sto. No, gli ultimi anni ho letto solo un libro, capito? Prima leggevo di più, quando ero in ritiro, con la squadra a fare dei viaggi così, però adesso no. Mi mancano, so che è uscito qualche libro di John e non ce l'ho, quindi adesso devo prenderlo. Adesso con il lavoro che ho poco tempo, capito? Ho poco tempo, sono sempre in ferramenta. Dalle 7 del mattino alle 19, 19:30 di sera è sempre aperto, quindi sono sempre lì. Mi piace tantissimo, però il mio carattere è così, sono a lavorare sempre. Quello che, come ero nel calcio, essere sempre preciso, allenarmi, lo faccio con il mio lavoro adesso, capito? Non ho tempo, poi quando arrivo a casa sono stanco, sono morto, quindi voglio Allora, solo fare la cena e andare a letto. allora facciamo una cosa, quando verrai a Bergamo, fallo sapere a qualcuno dei nostri amici comuni che ti faccio avere Sì, lo un so. bel romanzo da leggere. Grazie. Sì, dai. E, Grande, grande. Ti faccio sapere, dai. ti farò avere un mio romanzo, poi mi Ti dirai se ti è farò piaciuto o sapere, dai, meno. quando arrivo. Che grande, che grande. Ascolta, a Rosario, nella tua regione, nella tua provincia, questi giorni non sono giorni bellissimi. È venuto a mancare il Trince. Che cosa ci racconti di questo personaggio? Un po' una favola, Una da questa favola. parte dell'oceano è arrivata un po' una favola di quest'uomo. Sì, perché lui è sempre in giro per il quartiere lì, si chiama Tablada, il quartiere di Central Córdoba, che è la terza squadra del Rosario. Lui è un personaggio. Io nel 2005, 2006 sono andato a giocare alla sua partita in beneficenza. Lui voleva fare un intervento all'anca. Hanno fatto una partita in beneficenza. Io sono andato a giocare. Hanno fatto vedere l'altro ieri immagine e io ero lì. No? Mio papà è tifoso del Central Córdoba, di questa terza squadra. Io da piccolo, da bambino, diciamo, andavo sempre allo stadio più che quello del Rosario Central. Perché la terza squadra è la squadra che la vogliono bene tutti, capito? È sempre stato in B, Sì. in C1, quindi. Una squadra molto, molto bella della città, un bello stadio. Quindi io conoscevo lui, veramente mi ha colpito perché è stato lui. Però quell'episodio lì succedono spesso lì, in quel quartiere lì, capito? Quindi lui è stato un altro in più che ha sofferto questo attacco, diciamo, no? Ho capito. E invece raccontaci un po' di Alvarez, visto che è un piccolo paesino, nessuno lo conosce, però è un po' come la provincia da noi, credo, qui a Bergamo, quei piccoli paesi di 9-10 mila abitanti dove si conoscono tutti. È lo stesso lì da te? Qui si conoscono tutti, tutti. Quando arrivano al paesino chiedono il nome, capito? No, non guardano le strade, capito? Via questo, via l'altra. Dove abita, che ne so, Leonardo? Ah, fai 300 metri avanti, gira a sinistra, gira a destra, lo trovi lì, capito? Noi ci conosciamo tutti. Adesso è cresciuto tantissimo. Prima c'erano 6.000 abitanti, adesso siamo in 8, perché ci sono tante industrie, c'è lavoro qua, c'è tanti lavoro qua. Quindi è cresciuto tantissimo, ma comunque ci conosciamo tutti. Ci sono due squadre di calcio che sono grandi. Grande, allora, ti spiego. Qui vicino a Rosario ci sono 20-25 paesino piccolino intorno a Rosario. E noi siamo uno dei più grandi, capito? E c'è il campionato.
di questo paesino qua, no? In calcio. E qui ci sono due squadre buone, importanti. Una è quella che sono io qui, Club Union de Álvarez, e l'altra Sportivo, si chiama. Quindi ci conosciamo tutti, adesso siamo tutti amici, dai. C'è la rivalità, ma comunque sono due squadre grandi, grandi, grandi. E tu alleni i ragazzini dove gioca anche tuo figlio? Se ti facessero una proposta per una prima squadra o qualcosa? No, 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 ho avuto delle proposte, non in prima squadra, ma ho avuto di allenare i giovani a Rosario Central, ho avuto la proposta di fare scouting sportivo, qui si chiamano, qui c'è un altro lavoro che non so se sarebbe consulente sportivo, una roba del genere, no? Io quando ho deciso di non giocare più, di smettere, ero a Platense, a Buenos Aires. Loro mi hanno chiesto di rimanere lì a fare allenatore, direttore sportivo. Se vuoi tornare a casa tua, fai lo scouting. Io ho detto, guarda, no perché non mi piace il mondo del calcio. A me piace il calcio come sport, perché lo vivo così, per me è la mia vita, il calcio. Comunque continuo a lavorare a casa mia da solo con il computer, a fare dei video, a togliere della partita, che ne so, Atalanta in Champions, una giocata in attacco, una giocata di difesa, perché io allora ho la speranza, diciamo così, non so se si dice così, speranza, di che questo cambi un po' tutto. Ma comunque se continua così, io sono a allenare i ragazzi gratis perché mi piace il calcio. Io non voglio lavorare dal calcio. Mi sento utile in un altro ruolo che non è il calcio. E mi sento importante, quindi sto felice così. Non ho bisogno altro. Non ho bisogno altro. Venendo invece ai tempi attuali, l'Atalanta di adesso, tu ti saresti mai aspettato che potesse fare quello che sta facendo, queste 4 stagioni, perché non parliamo soltanto di Champions, parliamo delle 4 stagioni che hanno portato alla Champions, e se non succedeva quello che è successo, erano probabilmente 2 Champions consecutive. Te lo saresti aspettato? Io credo di sì, non so se è in Champions, ma comunque la stagione che ha fatto l'Atalanta ha portato bravissimi giocatori, bravissimi giocatori, hanno fatto una bella rosa, un allenatore, un bravissimo allenatore, c'è un presidente che vuole questo, lo voleva dall'inizio quando eravamo in Serie B. Io mi aspettavo un'Atalanta così in campionato, dai. Dopo, non so se arrivare sempre in quarta posizione, per giocare il Champions, ma l'Atalanta dell'Europa sì, capito? E tu Veramente. Gasperini lo conoscevi già, avevi già un'idea che potesse essere un allenatore che nell'ambiente giusto avrebbe fatto Senti, dei ma numeri Gas come questi? non lo conoscevo, io ho giocato sempre incontro lui, ma io avevo sempre l'abitudine di andare a salutare gli allenatori. E lui è stato uno dei più rispettuosi con me perché io sono andato sempre a salutare prima, dopo la partita, perché io sono così, no? E lui, io mi ricordo sempre, credo che era non, se era Sampdoria o Genoa, no? Sampdoria credo che era lui quando io sono andato a salutare. Genoa, 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 mi ha messo Genoa. il braccio dietro della testa, così mi ha abbracciato lui, mi ha salutato, mi ha fatto i complimenti per la partita che ho fatto. Mi fa piacere che lui sia l'Atalanta e niente, e quel momento lì, l'attualità di lui in campionato, in Champions, mi fa molto piacere. E se avessi 10-15 anni di meno, Leo Talamonti ci stava in quella squadra, in quel tipo di gioco dell'Atalanta di adesso? Ti ci potevi vedere con le tue caratteristiche, il tuo modo di giocare? Con la Non lo difesa a so, dovete dirlo 3 voi quello. molto Io a me alta? se, non ti ho sentito, scusa. No, ho detto, se tu ti ci trovavi in un gioco, in un modulo di questo tipo, con la difesa a 3 molto alta, nell'uno contro uno, riprendere palla e lanciare l'azione. Quello che mi piaceva a me, quello. Io ero un L'ho calciatore fatta così, apposta la no? domanda, Un Leo. difensore così, io sempre stato sempre alto e l'uno contro uno mi piaceva tantissimo, non mi piaceva giocare dietro. Niente, ero sempre sul pezzo, quello che mi
Il mio gioco era quello, capito? Secondo me, allenandomi bene, è stato in ottime condizioni. A 25 anni potevo far parte della rossa. Dopo, niente, dai, dovete dirlo voi, no? Io mi sento, per le mie caratteristiche di gioco, potevo giocare, dai, posso giocare. Ti faccio una domanda. Sì. Ha dato più Leonardo Tramonti al calcio o il calcio a Leonardo Tramonti? Io ho dato tantissimo. All'inizio forse è stato al contrario, il calcio mi ha dato molto, ma dopo io ho dato tantissimo, tantissimo, quello che mi è, diciamo, stancato un po', no? Perché dopo, quando sono arrivato in Argentina, io ho dato tutto. Tutto quello che potevo dare l'ho dato. Io gli ultimi anni, quando ero in Serie B in Argentina, nella Platense, l'altra squadra, Sportivo Belgrano, che ho giocato, io allora mi allenavo, alzavo alle 7 del mattino, si allena al mattino lì, alle 8 ero già in allenamento a lavorare, finivamo l'allenamento, non so, alle mezzogiorno e mezzo, alle 13, arrivavo a casa, mangiavo bene, c'era un'oretta e mezza, andavo a dormire un po', a riposare. Dopo prendevo la macchina, andavo a far palestra, le masseggiatore, facevo di tutto, ho fatto di tutto, capito? Io non sentivo lo stesso dell'altra parte. Mi faccio capire? Perché forse non mi faccio Sì, capire. è chiarissimo, sei chiarissimo, Leo, come sei sempre stato chiaro Quindi, quando. sì, no, ma faccio fatica, tantissimi anni che non parlo italiano, faccio molta fatica, però Parlavamo sto se il soldato castigliano tutto. si chiede. Ah, però la gente non capisce. Sì, esatto. Ho dato tutto di me, ho dato tutto, gli ultimi parti della mia carriera. Pure l'Atalanta, quando ero all'Atalanta, la mia vita girava intorno al calcio. Se io perdevo una partita sabato pomeriggio, io non uscivo mai a cena sabato sera, capito? Io lo vivo così. Domenica ero a casa, non andavo a fare un giro, che ne so, all'Orio Center, capito? Sono stato sempre così. Io vivo per il calcio. Ho una compagna che ancora insieme a me, Valeria, mia moglie, che lo capiva così, e mi accompagna sempre, mi ha accompagnato sempre, 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 capito? Il calcio mi ha dato molto, ma io ho dato tantissimo al calcio anche. E infatti, e a Bergamo se lo riconoscono tutti. Cosa dire, Leo? Ti ringraziamo tantissimo per essere stato con noi questi 3 quarti d'ora, quasi 40 minuti. È È stata una vero. bellissima chiacchierata. Avremo tantissime cose ancora da dirci e da raccontarci perché ti dico che veramente tantissima la gente a Bergamo che avrebbe voglia di farti domande, ma anche semplicemente, guarda, veramente, ci hanno scritto sul sito, su atalantini.com, che le domande per vedere, sapendo che c'era la diretta con te, che domande fare. Tantissime hanno risposto, nessuna domanda, soltanto un abbraccio. Che grande, mi fa C'è molto tutta una piacere. curva, ma non solo la curva, c'è tutto una popolazione che sta uscendo adesso da un brutto momento, perché Bergamo ha vissuto un bruttissimo momento con Bruttissimo questa momento, sì. pandemia. E poter avere questo contatto con chi a Bergamo ha lasciato tanto, ha dato tanto, è una cosa strepitosa. Quindi sono tantissime, tantissime persone che ti vogliono anche solo semplicemente abbracciare. E noi abbiamo voluto Anch'io, farlo anch'io, ti giuro. Bellissimo, noi abbiamo voluto abbracciarti con questa piccola diretta e aspettiamo che tu abbia l'opportunità di venirci a trovare e magari anche a vedere, auguriamoci, una partita Sì, lo so. nello stadio nuovo Mi e. piacerebbe tantissimo andare a vedere un po' gli allenamenti. Si è cambiato tanto da 8-9 anni. Veramente ho tanta voglia di venire da voi a trovarvi, perché ho tanti amici, tante persone che giravano intorno a Atalanta che mi mancano tantissimo. Sono collegato per il social network, così,
però comunque ho voglia di dare un abbraccio. E io ti ringrazio a te, ringrazio a tutto lo staff vostro, perché per me è stato molto, mi ha fatto molto piacere questo collegamento, veramente. Siete sempre voi quelli che si ricordano di me. Qui in Argentina è diverso. In Argentina tu smetti di giocare e non ti ricorda più nessuno, capito? Nessuno. È così crudele. Quindi io sarò sempre in debito con voi, sempre, come l'ho detto prima, con la società, con la tifoseria atalantina, con tutto il popolo bergamasco. Adesso vi abbraccio forte. Mola mia, le dico. Per questa Grazie. maledetta pandemia, quindi ci sarò lì presto, dai, perché mi mancate Sì, è il tantissimo. regalo più grande che potessi fare, che potresti fare a tutti i bergamaschi finita questa cosa. Se potessi venirci a trovare, sicuramente sarebbe come ritornare indietro, dimenticare questi 2 mesi che hanno falcidiato la Lo nostra so. squadra e rivedere un vecchio amore come Leonardo Talamonti per noi, sarebbe come fare un salto avanti, saltare Grazie. questi brutti 2 mesi Per me che abbiamo queste vissuto. parole che stai dicendo è un abbraccio al cuore. Io faccio fatica a capire il vostro affetto con me. Quindi, Ma te l'ho detto, bene. guarda, Leo, te l'ho detto a inizio del collegamento. Noi bergamaschi diamo il cuore a chi ci ha dato il cuore, non lo diamo a tutti, siamo un popolo, anche comunque tanti ci riconoscono che siamo molto chiusi, pensiamo solo al lavoro, ma a chi ci ha dato noi restituiamo sicuramente e Siamo quindi simili a loro, siamo simili. siamo Siamo simili, simili per quello. e se ti abbracciamo è perché tu ci hai abbracciato prima, questo è sicuro. Lo so. Qui le mando un abbraccio grandissimo. C'è pure Bruno, Sironi, Sì, Gino. Bruno. Ci sono miei amici anche in Argentina. Berni c'è lì che sicuramente la sua mamma, che capisce molto l'italiano, starà ascoltando lì questa diretta. Grazie. Grazie a te, grazie a tutti. Ci vediamo presto, dai, diciamo così, ci vediamo Ci presto. vediamo presto, Leo. Un abbraccio a Grazie tutti. Ciao, mille. ciao ragazzi, grazie Ciao, mille. Ciao, ciao. ciao.